Nuova puntata di Mai Regione, spazio di Antenna 2 TV dedicato alle attività della Giunta del Consiglio regionale Lombardo. Qualità dell'aria, prosegue il miglioramento delle condizioni in Regione Lombardia. I rincari dei costi energetici per le strutture sportive Regione Lombardia chiede al Governo un intervento. Voto unanime per la mozione dal consigliere regionale Niccolò Carretta che chiedeva l'istituzione dello psicologo di base. Smart Working, il Movimento 5 Stelle, chiede incentivi per il lavoro agile. Peste suina, gli aggiornamenti da Giovanni Malanchini, consigliere regionale segretario dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale Lombardo. Attività venatorie, il consigliere Paolo Franco, nominato il relatore del regolamento. Abbiamo presentato i dati sulla qualità dell'aria del 2021 e anche quest'anno abbiamo avuto l'ennesimo miglioramento, la conferma di una situazione di continuo progressivo miglioramento. Capisco che questo non è immediatamente percepito perché abbiamo ancora episodi di superamento dei limiti imposti dall'Unione Europea per le polveri sottili e per gli ossidi di azoto, ma se guardiamo la media annua, noi ormai stiamo rispettando per il quarto anno consecutivo la media annua, sia per le polveri sottili sia per gli ossidi di azoto, e se guardiamo l'andamento, il trend di miglioramento, tutti i dati confermano che l'obiettivo politico che ci eravamo dati con il piano per la qualità dell'aria del 2018, cioè rientrare sotto tutti i limiti entro il 2025, è nel mirino. Quello che stiamo facendo, le politiche messe in atto, ci permetteranno di avere il rispetto di tutti i limiti entro il 2025. Il bacino padano, quindi non solo la Lombardia, ma insieme alla Lombardia, al Piemonte, il Veneto, l'Emilia Romagna, hanno le condizioni peggiori di tutta Europa, la più bassa velocità dei venti, i dati sulle precipitazioni più critiche e soprattutto l'inversione termica d'inverno che è come un coperchio che schiaccia gli inquinanti al suolo. Questo fa sì che nei giorni peggiori, come quelli che abbiamo vissuto in questo inizio dell'anno, gli inquinanti restino al suolo, non si disperdono in atmosfera. Però se guardiamo l'andamento complessivo e non le situazioni acute, anche sul numero di giorni di superamento i dati sono positivi. 20 anni fa avevamo una media di 150 giorni di superamento, 10 anni fa 100, adesso siamo intorno a 50. Non siamo ancora a 35, ma si capisce che ci stiamo avvicinando rapidamente. Gli effetti degli aumenti dei costi dell'energia stanno interessando non solo il tessuto produttivo lombardo. I primi segnali di preoccupazione si fanno sentire anche nel mondo degli impianti sportivi. Il sottosegretario a Sport, Olimpiadi 2026 e Grandi Eventi Antonio Rossi è intervenuto in Consiglio regionale proprio su questo tema, rispondendo a un'interrogazione sulla materia. Gli effetti negativi congiunti delle chiusure passate e delle limitazioni attuali legate al Covid e del rincaro del costo dell'elettricità e del gas, ha detto Rossi, stanno mettendo in crisi i gestori delle piscine e più in generale quelli di tutti gli impianti sportivi energivori. Regione è impegnata da diversi mesi a sostenere il settore, sia con risorse proprie, sia con azioni che coinvolgono i portatori di interesse. I numeri e le dimensioni degli impianti lombardi, però, sono tali da rendere necessario un supporto concreto da parte del governo. Per questo abbiamo sensibilizzato Roma, in particolare il ministro Giorgetti e la sottosegretaria Vezzali, sulla problematica che è di livello nazionale e interessa i gestori di piscine ed impianti sportivi di tutto il paese. Siamo fiduciosi in interventi di ristoro. Come regione continuiamo a tenere aperti tutti i tavoli e proseguiremo a supportare l'intero settore. All'interrogazione è seguita l'approvazione in aula di due mozioni, presentate rispettivamente da maggioranza e opposizione, che invitano la Giunta di Regione Lombardia a proseguire nella sua azione di sensibilizzazione nei confronti del governo verso le problematiche sofferte dai gestori degli impianti sportivi e nel sostegno economico del settore. Siamo in collegamento con il consigliere regionale di Azione Niccolò Carretta. È passata la mozione che avete presentato con la quale si cercava di istituire un servizio di uno psicologo di base per i lombardi. Innanzitutto rifacciamo un po' il percorso, perché una richiesta come questa e cosa avete ottenuto? Sì, la richiesta arriva a fronte di segnalazioni che si ricevono di fatto da tutti gli ospedali, da istituti di ricerca, da università, dalle scuole, da Save the Children,
sono davvero tanti gli enti e le organizzazioni che ci dicono tutti una cosa sola, cioè che l'aumento del bisogno di assistenza psicologica da parte della popolazione italiana e lombarda è aumentato in modo esponenziale. È aumentato soprattutto tra i più giovani, tra gli adolescenti, preadolescenti e nelle scuole dell'infanzia, dove i docenti, e qui è interessante una ricerca appunto che citavo di Save the Children, dicono che più della metà dei, appunto, dei docenti intervistati rileva un aumento significativo di casi di ragazzi, di bambini o di bambine che hanno disturbi di ansia, hanno disturbi di apprendimento rispetto a quello che avevano prima del Covid. Il Covid e quindi l'emergenza sanitaria, la pressione sugli ospedali e anche quindi le conseguenze in tante famiglie, l'isolamento, il distacco dagli amici, dagli affetti, l'isolamento sociale hanno portato appunto a un aumento delle fragilità e a Bergamo, Valseriana nel particolare, credo che lo possiamo dire anche più di tanti altri. Quindi queste sono le motivazioni principali che mi hanno portato a depositare in Consiglio regionale una mozione che chiede di iniziare un percorso per istituire la figura dello psicologo di base anche in Regione Lombardia. La vostra mozione è stata accolta favorevolmente? Sì, la mozione è stata votata all'unanimità da tutto il Consiglio regionale. È stata votata e, cosa che non succede spesso, molti colleghi, non solo di opposizione, ma anche di maggioranza, hanno deciso di firmarla e di dirlo pubblicamente. Quindi è un atto che sancisce la volontà trasversale del Consiglio regionale a lavorare appunto per istituire una figura di psicologo di base. Che cosa si intende con questa figura? Si intende una persona di fiducia, di prossimità, accessibile in modo gratuito dentro le future case della comunità, dove i cittadini che ne abbiano bisogno possono appunto avere un confronto e iniziare un percorso psicologico pubblico, quindi garantito dal sistema sanitario. Si inserisce quindi dentro le novità della riforma sanitaria che abbiamo votato in Consiglio regionale a dicembre del 2021, ora però ovviamente va riempita questa dichiarazione di intenti con i contenuti operativi e quindi per questo sono già al lavoro su un percorso legislativo, perché serve una legge ad hoc specifica per questo servizio in collaborazione con l'Ordine degli Psicologi che già mi ha aiutato nella stesura della mozione e io spero che possa essere una proposta di legge anche questa trasversale. Questo tema, cioè quello della salute mentale, del benessere psicofisico delle persone, non deve avere una casacca politica. Questa è stata la logica, lo spirito con cui mi sono proposto e con cui continuerò a lavorare anche, e aggiungo, tenendo monitorata la Giunta, perché con la mozione di ieri si è iniziato a mettere un segno, diciamo, dentro la politica. Servono però anche delle azioni conseguenti che arrivino sia dal Consiglio regionale ma anche dalla vicepresidente Moratti e quindi dalla Giunta. Spero che possa essere un percorso non lungo, perché c'è un bisogno a cui bisogna dare risposta in tempi rapidi e la testimonianza lo è il fatto che è data dal fatto che mi sono arrivate in queste ore un numero incredibile di segnalazioni di persone che hanno detto andate avanti perché davvero lo sentiamo come bisogno. Spero che questa buona pagina di politica possa aprirne anche altre. Avete portato all'attenzione del Consiglio regionale due tematiche importanti. Innanzitutto l'importanza dello smart working e chiedete un'ulteriore spinta a questa modalità di lavorare e poi vi siete interessati anche dei tamponi nelle parafarmacie. Sì, in realtà noi abbiamo visto i dati che sono arrivati dai vari centri di ricerca e centri studi, ci dicono che in tantissimi uffici, tra cui diversi uffici pubblici, alcuni comuni, alcuni uffici di Regione Lombardia, i dati di qualità dei servizi non sono cambiati, anzi in alcuni casi sono anche aumentati con la presenza di smart working. Io l'ho detto in più occasioni e anni che lo ripeto anche prima della pandemia ci ha
messo sotto gli occhi l'efficacia, la funzionalità e la comodità anche per tante famiglie che devono gestire i figli, devono gestire magari i nonni che sono malati, nel poter avere più flessibilità nel proprio lavoro utilizzando lo smart working. È chiaro che questo non è una tipologia di lavoro estendibile a tutte le professionalità, perché ci sono professionalità manuali che continueranno ad esistere, ci sono i settori dei servizi, soprattutto persone che viaggiano molto e vanno in città, lasciano i luoghi dove abitano, fanno ore di trasferta totalmente inutili, inquinano e quindi peggiorano la qualità dell'ambiente, e per lavorare magari 8 ore si fanno 2 ore di viaggio al giorno o anche chi se ne fa 3, e quindi sostanzialmente le ore tolte alla famiglia sono numerose oltre a quelle al lavoro. E noi crediamo che, visto adesso aumentare il numero della pandemia e i dati che ci arrivano sull'efficacia dello strumento, sia importante per Regione Lombardia supportare questa modalità di lavoro, perché vuol dire anche supportare i territori, soprattutto quelli periferici. E purtroppo questa cosa la Regione Lombardia non la recepisce, è stata bocciata la nostra proposta, e spesso con la motivazione che, insomma, poi come fanno i ristoranti in città o i bar in città, che sono abituati a avere l'impiegato che scende sotto in pausa pranzo per comprare il trancio di pizza a sopravvivere. Ecco, per anni le città hanno attratto persone dai paesi, dalle periferie, dalle valli, che non spendevano i soldi che guadagnavano sul proprio territorio, ma li spendevano in città. Noi abbiamo provato anche a spiegare alla maggioranza che si tratta di spostare la spesa, non è una spesa che i cittadini non fanno. Se uno sta a casa a lavorare, poi spesso anche solo per staccare magari esce, e la spesa del pranzo la fa comunque, ma la fa vicino a casa, fa la spesa vicino a casa in città, e quindi riporta economia sul proprio territorio a 360 gradi. Quindi questo è un vantaggio soprattutto per chi vive i territori, e l'abbiamo detto in più occasioni, anche per rilanciare i territori. Perché se uno sa che può fare carriera senza dover andare a vivere a Milano, a Bergamo, magari spesso in periferia di Milano, e la può fare da casa andando a Milano un paio di giorni a settimana, allora può scegliere di far crescere la propria famiglia nel contesto in cui è vissuto, far vivere e rivivere le nostre valli, mantenere persone in carriera che non abbandonino le nostre valli, e farle vivere anche economicamente, perché più persone rimangono e portano a casa uno stipendio, più spendono e più fanno vivere il territorio che gli sta attorno. Quindi per noi è un vantaggio a 360 gradi, e continueremo a spingere in questa direzione. Per quanto riguarda invece i tamponi nelle parafarmacie? Beh, questa è un'assurdità tutta italiana. Solo in Italia esistono le parafarmacie che, per poter aprire, devono avere gli stessi identici requisiti delle farmacie, quindi devono avere i farmacisti dentro. In un momento di estrema difficoltà come quello che stiamo vivendo adesso, dove tutti quelli che si muovono in auto passano a fianco a una farmacia e vedono persone in coda per fare un tampone, abbiamo le classi di bambini che devono fare i T0, T5, quindi 2 volte a settimana gli capita spesso di dover portare i bambini in farmacia a fare un tampone, c'è necessità di aprire più punti possibile, c'è la richiesta dei parafarmacisti di dire: ma abbiamo gli stessi requisiti delle farmacie, siamo farmacisti, abbiamo gli infermieri, fateli fare anche a noi. L'unica differenza è che loro non accedono al sistema sanitario, al sistema informatico sanitario, quindi fanno i tamponi a pagamento loro, ma non possono caricare i dati. Ieri invece in Regione Lombardia abbiamo fatto questa proposta, abbiamo dovuto utilizzare il trucchetto del voto segreto, perché sapevamo che tanti membri della maggioranza, nonostante la Giunta non fosse d'accordo, erano d'accordo con noi, erano anche loro basiti dal fatto che in un momento così difficile, per interessi di bottega, si evitasse di dare un servizio ai cittadini e facilitargli la vita. E quindi con voto segreto la mozione è passata, adesso la Giunta si è presa l'impegno e l'incarico di portare questa richiesta al governo come Regione Lombardia, e chiedere che almeno in Regione Lombardia le parafarmacie possano somministrare i tamponi e caricarli sul sito del Ministero, quindi essere come tutti gli altri. Non solo le parafarmacie, ma abbiamo chiesto e ottenuto che anche gli infermieri libero professionisti possano farlo, visto che sono dei veri e propri professionisti del sistema sanitario, non solo i medici ma anche gli infermieri. Quindi credo che sia davvero un buon risultato, e spero che questa cosa succeda presto, perché vuol dire, in un momento di difficoltà estrema, facilitare un poco la vita dei nostri concittadini. Siamo in collegamento con Giovanni Malanchini, consigliere segretario dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale della Lombardia. State affrontando il problema della peste suina? C'è un grave problema. I primi casi sono stati accertati 10 giorni fa, prima ad Alessandria, poi in Liguria, al confine con la Lombardia. Ho depositato questa mozione, che è stata sottoscritta da diversi consiglieri e approvata all'unanimità proprio ieri in Consiglio regionale, per incidere maggiormente su quelle che sono le azioni di contrasto alla diffusione di questo terribile virus. Quali sono i problemi fondamentali? Sono quelli che
possono incidere negativamente su un settore già in crisi, quello suinicolo. Quindi il salto dall'animale selvatico all'animale domestico di questo virus potrebbe compromettere definitivamente la tenuta economica degli allevamenti e mettere in seria crisi i prodotti di qualità legati al settore suinicolo. Io ricordo che già oggi abbiamo seri problemi nel combattere l'Italian Sounding, quel fenomeno diffuso in tutto il mondo, in tutta Europa, attraverso il quale, attraverso una concorrenza sleale, scimmiotta i nomi dei prodotti italiani vendendo in modo veramente scorretto e leale. Già il settore suinicolo si trova ad affrontare questa concorrenza sleale. Se ci fossero anche dei limiti all'export, sarebbe veramente una battuta d'arresto per molti allevamenti e per molti trasformatori di carne. Detto questo, negli anni scorsi noi abbiamo già fatto alcune azioni, messo in campo alcune azioni che vanno a contrastare teoricamente quella che è la diffusione della peste suina. Quindi già Regione Lombardia ha una serie di norme che riguardano i controlli fitosanitari che sono di livello eccellente. Si è fatta un'azione forte di monitoraggio sull'eventuale diffusione in Europa, un'azione forte di sensibilizzazione degli allevatori e rivolta anche al mondo venatorio. Oggi chiediamo anche al governo di prevedere lo stanziamento di risorse ulteriori per affrontare l'emergenza, da un lato preparandosi eventualmente a contrastare la diffusione della peste suina attraverso posizionamento di recinzioni, pratica adottata in Belgio negli anni scorsi che ha avuto effetto, che però è molto costosa. Secondariamente chiediamo un po' di allargare le maglie su quelle che sono le norme relative al prelievo del cinghiale. Noi abbiamo fatto tanto in Regione Lombardia, consentendo il prelievo col visore notturno, consentendo la pastura, ampliando i tempi in cui è concessa la caccia al cinghiale. C'è bisogno oggi di avere ancora maggiore elasticità, perché questo è un problema che riguarda un intero settore produttivo e che rischia veramente di mettere in crisi e di mettere la parola fine alla storia di taluni allevamenti e di talune produzioni agroalimentari. Siamo in collegamento con il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Paolo Franco. Il tema della caccia è sempre di più al centro della sua attività. Diciamo che da sempre sono vicino a questo mondo e diciamo con grande onere e onore è stato assegnato il ruolo di relatore del regolamento che è un po' quello che va a gestire tutti gli ambiti della caccia, un regolamento regionale che diciamo va a sostituire, integrare, sistemare e migliorare quello che era in vigore dal 2003. È un regolamento che per una certa parte, quindi avrà circa 60 giorni di tempo per restituire il nostro parere dalla Commissione Agricoltura alla Giunta. È un regolamento che sulla carta si tratta di un adeguamento di quelle che sono state le normative in questi ormai 20 anni, quindi anche delle deleghe che sono passate dalla provincia alla regione, ma che tiene conto e deve tener conto di tutto un sistema che sta cambiando, anche non solo nell'evoluzione degli aspetti etici, sociali, sostenibili di una comunità come quella lombarda, che vede nella presenza di chi è appassionato alla caccia come un elemento fondamentale per l'habitat, e sia anche di questa comunità fatta di molte associazioni che tiene molto alla tutela e rispetto delle norme affinché non venga solo sempre cacciata di un qualcosa fatto in arte discriminatoria. Proprio per questo è una responsabilità importante. A me il compito, e vi ringrazio che ho già incominciato, sono in giro, come potete ben vedere, proprio per ascoltare e sentire il mondo delle associazioni e anche per capire come è stato partorito la genesi. Di cosa si tratta? Cosa tratta, che argomenti tratta questo regolamento, perché è importante. Tratta soprattutto nella prima parte, in modo molto esaustivo, quelle che saranno e sono le regole per l'allevamento, l'addestramento dei cani da caccia e quindi anche di quelle che sono anche tutte quelle attività, quelle manifestazioni che molte non sanno, degli enti cinofili, quelli dove di fatto avvengono degli addestramenti fine a riconoscere nella razza, nella specialità della cinofilia, un qualcosa di importante che non è per forza mistificato col tema caccia. E qui abbiamo delle importanti novità rispetto anche proprio alla definizione di
chi governa queste manifestazioni, della suddivisione delle aree A, B e C, quindi aspetti magari tecnici, e coglierò magari anche, se mi sarà dato possibilità nelle prossime occasioni, di spiegare cosa si tratta. Ma è stata soprattutto di venire anche incontro a delle situazioni che dal regolamento del 2003 si sono dimostrati non così efficaci e performanti per chi deve organizzare. Per poi tutto un mondo di appassionati che quasi tutto l'anno devono poi organizzare per un'attività che non sempre si può riprodurre durante l'anno. Altro argomento e capitolato importante di questo regolamento è tutto ciò che riguarda i richiami degli uccelli vivi e quindi di tutto ciò che sta alla base di come devono essere trasportati, gestiti, allevati, ma soprattutto c'è un tema molto importante, è uno dei tanti, ma che sicuramente è sentito e che ha anche un tema di, diciamo, salvaguardia per quanto riguarda l'aspetto dell'animale, che è andare a sostituire o poter intervenire, prediligere un anellino che viene posto stretto sulle gambette di questi uccellini, che non sia solo di metallo ma anche in teflon, in virtù di una necessità di salvaguardia dell'animale, perché le cause, questo anellino causa setticemie, rigonfiamenti e via dicendo, e quindi che ha una sola e unica interpretazione, quella del benessere animale, e questo è frutto, capite, anche delle nuove tecnologie. Abbiamo anche tutta una serie di possibilità che vaglieremo, come quella di microchip, per cui andiamo oltre quelli che sono delle situazioni per cui molte volte chi accusa questo mondo venatorio di voler cambiare, trovare degli escamotage. Siamo disponibili, anche avendo sentito le situazioni venatorie, anche su questi temi, per cui il tema vero è il benessere animale, utile anche a dare una dimensione di passione, come coloro che seguono i boschi, che poi tengono puliti i boschi. Detto questo, c'è poi un aspetto importantissimo che è tutta la regolazione dell'attività venatoria nella zona Alpi, quindi per noi, per i nostri territori, parliamo di regole sulla caccia all'ungulato, ma anche di supporti legati alle armi che vengono utilizzate, che vanno verso le tecnologie più avanzate, cosa che già succede. Quindi il tutto all'interno evidentemente di un contesto, di un regolamento, che dovrà trovare in questa dimensione di commissione la capacità, ecco che sento l'onere, l'onore, come ho detto prima, di portare a casa un risultato che non è pro domo di un mondo e di un'associazione, ma è pro domo dell'ambiente in cui queste persone appassionate si muovono, perché noi non dobbiamo dimenticare poi che questi regolamenti permettono l'esercizio di questa attività e il mantenimento di una filiera importante, che solo oggi ci accorgiamo, magari perché ci sono cinghiali dappertutto, e allora chi chiamiamo? I cacciatori. Ma se tu i cacciatori li bastoni tutto l'anno, non gli permetti di fronte dei regolamenti cambiare le regole in corso, è evidente che poi non li trovi quelli che ti devono venire ad abbattere i cinghiali. Ma non è solo quello il tema. La diffusione di razze, come vediamo poi il tema che sta sopraggiungendo proprio in questi giorni della peste suina, legato tutto al tema dei cinghiali e di dove si muovono ormai i cinghiali, oppure per non parlare ormai del lupo che si avventura sulle nostre montagne con una presenza che è data dal fatto che fino ad oggi era una specie tutelata, e invece in qualche modo l'inserimento di un elemento nella catena dell'habitat che ci insegnano in Regione Lombardia da quando siamo piccolini, anche del cacciatore, è ovvio, con le dovute regole, le dovute cose, però quando c'è un regolamento poi questo in qualche modo viene fruito. Ma se questo regolamento è viziato da dei compromessi di caccia o anticaccia, non è quella la direzione. Però siamo sulla buonissima direzione, sento, come detto, il peso, ma sento anche la necessità di tutelare un mondo che fa le cose con passione, nel rispetto delle regole, e guai è primo che chi non rispetta queste regole al proprio interno non vuole che partecipi a queste attività. E allo stesso tempo non dimenticarci le nostre origini, la nostra operosità, le nostre tradizioni, perché è evidente che poi ai nostri ragazzi dobbiamo anche far capire che quando poi ci muoviamo sulle tavole, sulle altre cose, queste cose qua
non sono qualcosa di plastico o di liofilizzato, ma fanno parte dell'essere umano e della vita dell'uomo. Per quanto riguarda la sanità, ci sono altri aggiornamenti? Diciamo che l'aggiornamento è il mio cronoprogramma che tengo vigilato delle realizzazioni delle case della comunità, degli ospedali della comunità e anche poi, come detto, dei finanziamenti dati nei vari presidi ospedalieri e dell'avanzamento dei lavori. Quindi la novità ad oggi è che siamo in pieno programma per realizzare entro la fine del 2022 le ristrutturazioni nelle case della comunità e essere operative dal 1 di gennaio del 2023. E quindi ecco, poi diciamo che come sempre il mio sguardo deve essere, non dico a 360 gradi, ma il più possibile allargato. E proprio nell'ultimo consiglio regionale ho sostenuto una mozione importante, una mozione votata all'unanimità, che non è una dichiarazione di idee, di volontà e basta, ma che impegna la Giunta, quindi l'assessorato al bilancio in questo caso, a stanziare una serie di risorse per i gestori dei centri sportivi, con particolare attenzione a tutti, ma anche soprattutto a quelli natatori, e attraverso varie formule, cioè direttamente, questo perché è ovvio, perché sono i centri che hanno pagato di più le regole Covid e che oggi sentono ancora di più anche dei rincari rispetto a tutto quello che sono i costi principali di fornitura di energia elettrica e di gas. Perché per fortuna, per quanto riguarda quegli ambiti, pur avendo una tariffa dell'acqua identica quasi pressoché alle istituzioni pubbliche, non è aumentata. Questa cosa qua, questa mozione qua va nella direzione dello stanziamento di risorse, ripeto, in modo diretto e indiretto, anche e va a premiare anche le SD che poi fruiscono di questi centri sportivi. Giusto a tal riguardo ricordo che il 14 febbraio parte il solito importante bando per la contribuzione delle attività delle SD ai vari livelli. Però ecco, dico, quella di ieri è stata una partita importante perché poi da queste emozioni si trasformano l'erogazione di risorse e andare nella direzione va benissimo. Voi sapete che in bilancio abbiamo stanziato tantissimi milioni di euro per nuove realizzazioni degli sporti outdoor, indoor, quindi di questi centri. Ma qua abbiamo messo, diciamo, una parola cronoprogramma necessario per mantenere e dare una mano a questi centri con una visione che non è quella dell'anno, ma quella dei prossimi 3 anni.